Siamo in compagnia di Renato Bruno, il presidente della Proloco, e il sindaco Vito Punzi. Siamo giunti alla 10ª edizione di questo evento, ma com'è nata questa iniziativa? Allora, manco farlo apposta, nel 2002 il vice sindaco attuale, dottor Antonio Coro, faceva parte della passata amministrazione e fu un'idea nata tra me e lui. Dovevamo fare qualcosa per l'estate, ci siamo inventati questa degustazione di fave. Così, poi il 2003 dovevamo ripetere questa esperienza e vi posso dire soltanto che il primo anno abbiamo preparato 12 kg di fave, oggi stiamo a 4 quintali, vi dico questo. Abbiamo abbinato questa rievocazione storica del banchetto nuziale del marchesato nostro saraceno, insieme poi anno per anno abbiamo migliorato, sbagliando si impara. Oggi siamo arrivati al primo raduno regionale dei cortei storici. Questa sera abbiamo avuto 13 comuni della regione Puglia che hanno sfilato qui a Montemeso. Sindaco, come vive questa rievocazione storica nel proprio paese? Guarda, questo è un momento, ecco, ripetere storico forse sembrerebbe quasi allegorico, in realtà è un momento importante per la nostra comunità, perché vede coinvolti veramente tantissimi personaggi di ogni proloco della regione Puglia, e non solo, perché stasera Renato, il presidente, ci ha tenuto a sottolineare che anche qualche proloco fuori regione sarebbe stata qui con noi, ma per motivi tecnici non è potuta arrivare a Montemeso da stasera. E questo è un momento importante perché, insomma, Montemesola rivive il passato, magari rivisto con gli occhi di chi guarda il futuro, ma che comunque rende tutta la cittadina partecipe di questo evento, che poi chiaramente trova il momento, diciamo, più importante forse con la degustazione dei prodotti tipici della nostra Montemesola, e quindi il coinvolgimento è ancora maggiore, perché sappiamo bene che, insomma, quando si tratta di cibo, di peccati di gola, insomma, sappiamo che c'è una partecipazione attiva. Quante persone stanno cucinando qui per tutta questa gente questa sera? Abbiamo molta gente in cucina, forse c'è uno staff di 40 cuochi, ma la cosa che ci onora, ci fa piacere, il sindaco lo ribadisce ogni volta, abbiamo anche i ragazzini che stanno dando l'anima da stamattina alle 5:30, ragazzini di 14-15 anni, che chi muove sedie, chi muove tavoli, chi aiuta, chi tira il filo, cioè veramente stanno dando l'anima anche questi bambini, sono soci nostri, soci giovanissimi, che l'Umbri Nazionale ci dà la possibilità di farli diventare soci anche se non sono maggiorenni. E che devo dire, 6 giorni di lavoro ma pienissimi di gratificazione. La stanchezza passa con la gratificazione. Ho visto quest'anno ragazzi nuovi, gente nuova che con la voglia di fare dedica il proprio tempo, anzi ritaglia il tempo che ha a disposizione per queste manifestazioni. Per me è un grande onore, perché mi sforzo di far capire sempre alla gente quanto è importante aggregare e non parlare male di quello che fa un'altra persona, un'altra associazione, un'altra organizzazione. Un momento importante per tutti, perché qui ci ritroviamo a condividere dei bei momenti per la nostra comunità, e da qui diciamo che la Proloco e qualche altra associazione ha dato in là tutta una serie di iniziative, perché poi dobbiamo aggiungere che dopo il grande sforzo che fa la Proloco sul territorio, poi c'è un'altra associazione, l'Oterpete della Cora, che organizza altre giornate qui a Montemesola, il Taranto Club, le nostre confraternite, perché poi abbiamo la festa di San Michele, la festa della nostra patrona. Insomma, è un inizio di tante situazioni che a Montemesola, per me che sono il primo cittadino, è veramente un onore starci, perché c'è sempre di più grande partecipazione. Io sono veramente contenta di queste vostre parole e spero che questi messaggi arrivino a tutti e soprattutto ai giovani, e sono contenta che sia un momento di aggregazione la vostra festa qui a Montemesola, soprattutto per i giovani, che è un grande insegnamento. Ha detto bene, i giovani, guardi, noi a volte viviamo momenti che non sono proprio il massimo per i nostri giovani. Ci sono questi social network, le chat, questi momenti che forse tolgono qualcosa al valore dei giovani, perché si perde di vista il contatto vero, umano con la gente. Allora tante volte
molte marachelle o parole dette in maniera diversa su questi social network, forse se avessimo più contatto umano riusciremmo a fare meno errori e ad imparare molto di più, perché noi abbiamo tanto da insegnare ai ragazzi più piccoli di noi, ma abbiamo anche l'umiltà di dire che c'è sempre qualcosa che ci può tornare utile anche dai messaggi che ci vengono dati dai giovani, e capire che si può sempre migliorare. Grazie a tutti questi attori protagonisti della nostra Montemesola abbiamo un aumento di turisti in questo periodo che facciamo invidia a qualche realtà molto più grande della nostra. Io penso proprio di sì, perché guardando un po' alle nostre spalle tutta la gente che c'è, e proprio questo conferma tutto il lavoro che c'è dietro, e avete proprio azzeccato quindi la ricetta giusta. Guardi, io la invito a riprendere questa intervista verso mezzanotte l'una, troverà ancora gente, il presidente me lo può confermare, perché ho il piacere poi di rimanere anche sul tardi, vivo quei momenti e dico: siete stanchi? O vado in cucina a trovare tutti i volontari, ma siete stanchi? No, non siamo stanchi, siamo contenti di quello che stiamo facendo, e alla fine si mette a cucinare anche perché poi si rimane in pochi, come se non bastasse, per concludere la serata in bellezza con tutti loro. È veramente bello. Ma l'ultima domanda: avete scelto Alfonso Zambrano, ma lo sapete che Alfonso Zambrano è proprio vanitoso? L'abbiamo scelto apposta. Immaginavo. Stavamo facendo queste considerazioni, a parte lo sbaciucchiamento delle mani, della ci sta tutta. L'abbiamo scelto apposta Alfonso Zambrano. Io quando l'ho conosciuto è stato a pelle. Ci siamo scambiati due parole, io gli ho detto ci incontriamo, ed è nato subito questo feeling di collaborazione. Spero che questo feeling di collaborazione resterà anche negli anni futuri, perché abbiamo un grosso progetto con Alfonso, speriamo di realizzarlo nel 2012. Speriamo. Io vi ringrazio soprattutto per le belle parole e anche per l'intervista che mi avete concesso, e invito i telespettatori a continuare a seguirci. Chi siete? Siamo arcieri medievali dell'undicesimo secolo. Qual è il cibo che ti è piaciuto di più? Beh, è stato un pranzo unico, quindi primo e secondo insieme, una quartierina ma molto gustosa, cucinata bene. Come va? È abbastanza bene. Cosa ha assaggiato per ora? Le fave, le peperoni. Come sono? Abbastanza buone. Ho assaggiato tutto. E com'è? Buona. Ma è la prima volta che viene qui? No, siamo ospiti fissi delle sagre. Tutti gli anni? Tutti gli anni, sì. Buonasera, ma voi chi siete? Noi rappresentiamo un gruppo di antichi romani, rappresentiamo Sirene, e la leggenda di San Giorgio e il drago. La donna si è lontana, l'uomo cucchia, e l'uomo cucchia, e l'uomo cucchia, la donna si è lontana, l'uomo cucchia. Chi sei? Io sono D'Angelo Gaetano, siamo partecipati di Romani per... noi veniamo da San Giorgio. Ma avete mangiato qui a Montemesola? Sì. Come... La minestra che stava stasera era la minestra mia preferita. Ha mangiato? Sì. Cosa ha mangiato? Fave. Erano? Buone. Viviamo a Milano, siamo appena arrivati da Milano. Chi sta interpretando? Un re. Che re? Il re romano. Un re. Non è un re romano. Come vi trovate qui?
siamo venuti a vedere la manifestazione. Vi è piaciuta? Bella. Come vi siete trovati stasera? Bene, bene. Ah, siete di Montemesola. Buonasera a tutti, noi ringraziamo. Qualche consiglio per l'anno prossimo? Mi manca così, va bene così. E ci fate qui a Montemesola? Sappiamo che fanno questa tradizione, siamo venuti. Nella saga delle fave siamo venuti molto messi, sono buonissimi, buone, buonissime. Lo tamburetto mio vinne di Roma, lo tamburetto mio vinne di Roma. E la ci musica, e la ci musica, e la ci musica ci suona, e ci suona, e ci suona, e la ci musica ci suona. Assaggiato anche noi tutti i prodotti tipici e vi assicuro personalmente che sono buonissimi, tutti deliziosi. Qui da Montemesola per ora è tutto, ma noi vi ridiamo l'appuntamento a domenica per il Festival dei Baffi. Continuate a seguirci per 3 Channel, Barbara Chieffo.